Buongiorno a tutti, oggi vedremo la configurazione sulla centrale INIM del doppio bilanciamento di un sensore di movimento visto nel video precedente. Apriamo il programma SmartLig dalla struttura d'albero di sinistra, clicchiamo su zone. Sulla destra appare la lista di tutte le zone supportate da questa centrale. Infatti la centrale che sto utilizzando è la SmartLiving 515. Questi due numeri stanno a significare che la centrale possiede 5 terminali sulla scheda e può essere espansa tramite appunto delle espansioni fino a 15 terminali. Questo si comprende anche dal nome attribuito alle zone nel campo terminale fisico. I nomi delle prime 5 iniziano con la parola centrale, mentre le restanti 10 con la parola troncata di espansione. Facciamo doppio clic sul terminale 1 della centrale per aprire la finestra di configurazione della zona. Il tipo bilanciamento è impostato come bilanciato dalla configurazione che abbiamo fatto in un video precedente. Andiamo a modificare il campo bilanciamento e scegliamo doppio bilanciamento. Non appena abbiamo modificato il campo, nell'ometro grafico è apparsa un'ulteriore fascia gialla nella parte superiore e si sono anche ridimensionate quelle già presenti. La fascia rossa di allarme non occupa più la parte superiore, per cui in uno stato di allarme non corrisponde più all'interruzione del circuito con l'apertura del relè di allarme, come nel caso del bilanciamento singolo ed è normalmente chiuso. In questo caso sarà l'interruttore del tamper ad interrompere il circuito sul terminale T1 della centrale. E in stato di allarme o di riposo la centrale vedrà dei determinati valori di resistenza. Per comprendere meglio faremo delle prove pratiche. Attiviamo la lettura della resistenza in tempo reale. Al momento il sensore si trova a riposo e la resistenza vista è di circa 3,4 kΩ, corrispondente ai due resistori in parallelo. Le frecce rosse stanno a indicare il percorso compiuto dalla corrente fornita dal terminale T1 della centrale. Ora mandiamo in allarme il sensore. L'interruttore del relè si è aperto e la corrente non riesce più a passare dal resistore R1 e scorre interamente nel resistore R2. Ora l'indicatore dell'ometro si è posizionato entro la fascia rossa a indicare un valore di 6,8 kΩ circa. Non ci resta che testare il tamper. Per farlo apriamo il guscio del sensore. Con l'apertura del tamper si interrompe il circuito e l'indicatore si posiziona a fondo scala dell'ometro grafico. In questo caso non c'è più passaggio di corrente, contrariamente a ciò che accade nello stato di allarme o di riposo. Nel prossimo video andremo a vedere il triplo bilanciamento.